Ah sì, ho capito. Sì, sono che i quali affronteranno un argomento piuttosto interessante e attuale, cioè la Firenze europea, il mecenatismo dei medici e la civiltà di Lorena. Questo è l'argomento che il professor Cecuti e Cipriani... Il mecenatismo mediceo è un tema estremamente vasto, quindi io delineerò sommariamente i caratteri principali del mecenatismo di questa celebre famiglia fiorentina. Nel corso del 400 i medici raggiungono la massima potenza economica, soprattutto Cosimo il Vecchio riesce a potenziare enormemente l'attività bancaria, creando oltre alla sede di Firenze la sede di Roma, la sede di Milano, che coprono parte del territorio italiano, ma soprattutto le importantissime sedi europee: Ginevra, Avignone, Bruges e Londra. Tutto questo rende il Banco Medici uno dei banchi più importanti dell'Europa del tempo e assicura a Cosimo il Vecchio entrate eccezionali. Cosimo il Vecchio è l'artefice del grande mecenatismo mediceo. Probabilmente nessun altro più di lui ha contribuito a rendere il nome mediceo noto nella nostra città. Quali sono le realtà mecenatesche che prendono corpo? Cosimo il Vecchio vuole prima di tutto ottenere il sostegno della Chiesa e quindi offre alla Chiesa strutture eccezionali, prima fra tutte San Lorenzo. La Chiesa di San Lorenzo era una chiesa antica, esisteva già. È una chiesa che è stata creata nel 300 d.C., ma che Cosimo il Vecchio ritiene vecchia, brutta. Quindi prende una decisione clamorosa. La chiesa sarà rasa al suolo e ricostruita con l'intervento di Brunelleschi. Questo è l'esempio più famoso, indubbiamente, la realizzazione di un superbo edificio interamente pagato da Cosimo il Vecchio. L'altra realtà straordinaria è rappresentata dal convento di San Marco, anch'esso finanziato e costruito da Cosimo il Vecchio. Quindi noi vediamo delle manifestazioni tangibili con il coinvolgimento di alcuni fra gli artisti più famosi. Basti pensare non solo all'architetto Brunelleschi, all'architetto Michelozzo, che per esempio realizza la biblioteca di San Marco, anch'essa un dono superbo
di Cosimo il Vecchio, con codici straordinari. Basti pensare all'intervento di Donatello, che è l'altro grande artista che lavora in questi anni e che proprio in San Lorenzo creerà opere di grande rilievo. Dopo Cosimo il Vecchio noi vediamo diminuire questo impegno straordinario in opere legate alla città. Certo, Lorenzo il Magnifico è la persona più celebre, la figura a cui tutti guardano, ma Lorenzo il Magnifico realizza molte cose per sé, non per la cittadinanza. Noi possiamo ricordare la bellissima villa di Poggio a Caiano, ma non è un esempio di mecenatismo, è un esempio di investimento di capitali per il benessere della famiglia. Tutto questo noi lo vediamo fino all'inizio del Cinquecento, quando i Medici realmente, nel caso fiorentino, raggiungono il vero potere politico. Il vero potere politico è raggiunto nel 1530, proprio perché l'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, dà ai Medici il Ducato di Firenze, crea il Ducato di Firenze a titolo ereditario nel 1530. E noi vediamo il primo duca che interviene finanziando un'opera che segna ancora in modo straordinario una piazza, cioè Piazza Signoria. L'ingresso del Palazzo della Signoria è caratterizzato dall'Ercole e Caco di Baccio Bandinelli. È una scultura politica finanziata da Alessandro dei Medici per mostrare il vero volto del potere mediceo. Ercole rappresenta la forza, rappresenta l'imposizione della forza, e Ercole è Alessandro. Non a caso finanzierà, ma in questo caso non possiamo parlare di mecenatismo, la costruzione della fortezza d'Abbasso, che aveva lo scopo di cannoneggiare Firenze in caso di ribellione. Ma la scultura di Baccio Bandinelli è un esempio tangibile di un mecenatismo rivolto ad un programma politico. Chi sarà un mecenate straordinario, ma che unirà sempre l'aspetto politico a quello artistico, è il suo successore, Cosimo I dei Medici, a partire dal 1537. Cosimo I ha perfettamente chiaro che il mondo artistico può essere la cassa di risonanza del potere politico, e quindi crea una struttura permanente, ancora oggi esistente, l'Accademia del Disegno, nel 1563, per coordinare tutte le attività artistiche di pittori, scultori, architetti, che dovevano esprimere il mondo mediceo e dovevano essere portavoci di questo mondo per la collettività. Quindi vengono realizzate opere che hanno connotati politici. L'opera più celebre è ancora in Piazza Signoria. Benvenuto Cellini realizza il Perseo. Chi è Perseo? È Cosimo I. E Medusa decapitata chi è? È la Repubblica Fiorentina che è stata decapitata dai Medici, che ora sono signori assoluti dello Stato fiorentino. Quindi l'Accademia del Disegno diventa la cassa di risonanza del potere mediceo. Viene creata una splendida cappella alla Santissima Annunziata, il santuario fiorentino, in cui
i membri dell'Accademia del Disegno possono avere sepoltura. Lo stesso Benvenuto Cellini, membro dell'Accademia, è sepolto nella cappella dell'Accademia del Disegno alla Santissima Annunziata. Quindi Cosimo I è veramente il grande mecenate che utilizza l'arte per scopi precisi. Ma contemporaneamente Cosimo I riprende una vecchia tradizione. Cosimo il Vecchio non solo era stato un grande finanziatore di opere d'arte, aveva finanziato un'opera culturale, filosofica. Aveva finanziato Marsilio Ficino perché traducesse tutto Platone dal greco in latino. Un'opera incredibile. E Cosimo il primo duca di Firenze cosa volle realizzare? Era Cosimo affascinato dal problema della lingua. La lingua poteva costituire un insperato tramite di grande prestigio. Si cominciava a parlare di lingua italiana, ma questa lingua italiana che origine poteva avere? Attraverso alcuni letterati appositamente finanziati con la creazione della Accademia Fiorentina, Cosimo I impose la lingua fiorentina come lingua d'eccezione, la lingua perfetta. E da qui iniziarono studi linguistici eccezionali. Non solo il primato della lingua, Cosimo I pensò a un altro primato, ma l'arte fiorentina doveva essere la prima, la più importante. Finanziò Giorgio Vasari perché scrivesse le vite di pittori, scultori e architetti. È la prima storia dell'arte. L'investimento fu straordinario. Noi parliamo di genio fiorentino, di arte fiorentina, ma c'erano bravissimi artisti, architetti, pittori, scultori in Veneto, in Lombardia, nel Regno di Napoli, ma non hanno avuto un Vasari che ha posto l'attenzione sul loro lavoro. Questa eredità passò in Francesco dei Medici, in suo figlio. Francesco dei Medici ebbe un intuito straordinario. Il padre aveva voluto la creazione di un grande edificio chiamato la Fabbrica dei Magistrati, per l'amministrazione dello Stato, il Palazzo degli Uffici, oggi lo chiamiamo Uffizi. Francesco dei Medici volle la realizzazione all'interno degli Uffizi di due realtà innovative, segno di grande mecenatismo. Da un lato una esposizione permanente di opere d'arte, quindi nel Palazzo dell'Amministrazione il primo nucleo di un grande museo. Francesco dei Medici è in realtà il fondatore degli Uffizi. Volle poi la realizzazione di un teatro, il Teatro Mediceo. E poi cosa volle? Riprese gli studi sulla lingua e creò un'accademia, l'Accademia della Crusca, per studiare le parole migliori. Perché questo termine? Voi sapete che il chicco di grano è rivestito da una pellicola. Se noi maciniamo il chicco di grano rivestito dalla pellicola, otteniamo una farina che ha tanti piccoli frammenti di questa pellicola. La farina con la crusca, che dà appunto il pane integrale. Ma se noi vogliamo un pane bianco, dobbiamo passare a uno staccio la farina e togliere questi bruscolini in modo da avere la farina bianca. Ecco perché l'Accademia della Crusca doveva togliere la crusca dalle parole, togliere le impurità dalle parole. Questo è un primato ancora presente, questa creazione della fine del Cinquecento.
Novecento l'Accademia della Crusca è ancora oggi viva e verde e cosa cura? Il vocabolario della lingua italiana. Il mecenatismo mediceo prosegue con i successori. Noi vediamo Ferdinando dei Medici, anch'egli molto attento soprattutto ad altri aspetti di natura politica. Dette il massimo risalto all'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, creò la splendida realizzazione che è il complesso della Piazza dei Cavalieri a Pisa, che ebbe il massimo incremento proprio con Ferdinando I. E noi troviamo successivamente il massimo mecenatismo con Cosimo II dei Medici, il successore. Cosimo II chi finanziò dal 1610 in avanti? Galileo Galilei. I grandi studi astronomici di Galileo sono legati ai Medici. Nel 1610 pubblica il Sidereus Nuncius in cui dà ai satelliti di Giove il nome di satelliti medicei. Questo mecenatismo prosegue con Ferdinando II, legatissimo a Galileo Galilei. Ferdinando II avrà la dedica del dialogo sopra i massimi sistemi, l'opera più importante di Galileo, in cui si afferma la centralità del Sole. Quindi vedete che i Medici hanno enormemente finanziato non solo opere d'arte, ma l'attività filosofica, culturale, scientifica. Cosimo III sarà uno dei grandi finanziatori di Francesco Redi, altra figura straordinaria, medico sperimentatore, che si dedicherà con cura a un problema forse ritenuto marginale, lo studio del veleno della vipera. Ma la vipera, per che cosa era venuta? Bisognava vedere, esaminare, studiare. Era forse velenosa tutta la vipera? E Redi, che era uno sperimentatore galileiano, cominciò a fare esperimenti specifici, mirati. Cominciò a dare da mangiare a cani e gatti carne di vipera. Faceva male? No. Forse era pericoloso il veleno? Cominciò a dare veleno di vipera sciolto nell'acqua a cani e gatti. Bevevano? Non succedeva nulla. Allora, non era pericoloso. Convinse un allevatore di vipere con cui lui era a contatto di fare una prova pubblica davanti a un numero di persone maggiore a voi. Fu presa una vipera, fu fatta arrabbiare. Voi sapete che nella lingua italiana c'è un termine molto preciso: quando uno è tanto arrabbiato è inviperito. Quando questa vipera fu al colmo dell'ira con la bava alla bocca, gli fu messo un bicchiere nelle fauci e tutti videro il veleno che scendeva. Ora Redi non volle che quest'uomo, Jacopo Sozzi, di cui conosciamo anche il nome, bevesse un bicchiere schietto di veleno di vipera, aggiunse due dita di vino e davanti a tutti Jacopo Sozzi beve questo bicchiere e non gli successe niente. Perché? Perché il veleno di vipera, come ben noto a tutti i medici, può essere tranquillamente digerito. Qual è il pericolo del veleno della vipera? Il contatto con il sangue. Redi, finanziato dai medici, era a contatto con un celebre medico inglese, William Harvey, che aveva scoperto la circolazione del sangue e poté dare questa sentenza. Il veleno della vipera è pericoloso solo se entra a contatto con il sangue. Quindi vedete, è un mecenatismo straordinario. L'ultimo granduca, Gian Gastone, fece di tutto per riprendere le linee dei suoi antenati. Fu un grande protettore degli studi archeologici, soprattutto degli studi etruscologici,
L'etruscologia nasce come scienza all'inizio del Settecento, ma soprattutto incoraggiò nella maniera più incredibile gli studi relativi alla lingua. Il vocabolario della Crusca fu dedicato a lui. Mancava il coronamento di questo mecenatismo. Quando nel 1737 Gian Gastone morì, ultimo della sua dinastia, rimasero tutti i beni medicei in mano della sorella Anna Maria Luisa. Per un complesso accordo internazionale, il successore sarebbe stato l'esponente di una dinastia lontana, di una dinastia francese, Francesco Stefano di Lorena, che non parlava nemmeno una parola d'italiano. Cosa fare? I beni medicei, da secoli confusi, erano indistinguibili. Cosa era dello Stato toscano? Cosa era della famiglia Medici? Non si sapeva. Prese lei una decisione incredibile nell'autunno del 1737. Gian Gastone morì nel luglio, lei nell'ottobre raggiunse un accordo con Francesco Stefano di Lorena. Rinunciò a tutti i suoi beni. Tutto era di Francesco Stefano di Lorena. Chiese per sé un appannaggio per vivere in modo lussuoso, un appartamento a Palazzo Pitti, un appartamento in una residenza di campagna che lei amava molto, Villa La Quiete, e tutto fu donato a Francesco Stefano. Però mise un vincolo molto importante: tutte le opere d'arte, tutti i libri più preziosi, tutti i reliquiari più importanti erano vincolati alla permanenza per l'eternità a Firenze. Niente poteva essere spostato da Firenze. Compì solo un piccolo errore Anna Maria Luisa. Dette alla libera disposizione di Francesco Stefano i mobili e le argenterie di Casa Medici. Francesco Stefano venne in visita a Firenze nel 1739, l'unica volta in cui venne in vita sua a Firenze. Governò sempre da Vienna. Vide l'enorme patrimonio che gli apparteneva. C'era un vincolo, rispettò il vincolo, ma i mobili erano di sua proprietà, libera. Le argenterie, e lui di argenterie ne aveva già tante, dette un ordine secco: fondere tutto, quindi noi non abbiamo più un pezzo dell'argenteria medica, preferì ricavare metallo per battere moneta, come non abbiamo più un mobile dei medici, perché anche questi sono stati dispersi. Ma cosa abbiamo? Tutti i dipinti, tutte le sculture, le maggiori collezioni librarie, tutte le reliquie e i reliquiari, tutto questo per il massimo gesto di mecenatismo, offrire tutto a Firenze con il vincolo che tutto questo non potesse mai essere spostato. Ecco dunque in sintesi il mecenatismo mediceo e come ancora oggi noi siamo debitori a questa famiglia per le tante opere d'arte che ci circondano. Grazie a voi. I Medici, in particolare Lorenzo il Magnifico, sono stati, come sappiamo, dei grandi mecenati e tutti conoscono il gran bene e il patrimonio che hanno lasciato a Firenze. Teniamo conto che un qualcosa però i Medici di limite lo avevano, almeno uno, e cioè la mancanza del rispetto delle libertà. Intendo dire che quando Lorenzo, che pure è magnifico, fu in punto di morte, una morte prevista dal suo grande antagonista, che era Gerolamo Savonarola, il frate di San Marco,
Lorenzo andava a sentire le prediche. Nelle prediche Girolamo lo attaccava, attaccava il potente, il più potente di tutti. Quando Lorenzo avverte che sta per andarsene, chiama Savonarola. Gli dicono: ma perché proprio lui che ti è così ostile? Perché è l'unico incorruttibile, è l'unico che non si può comprare. Savonarola, pur sorpreso, va da Lorenzo in punto di morte e Lorenzo pensa che gli rinfarci la congiura dei pazzi, eccetera. Invece no, gli dice che gli dà la soluzione a tre condizioni. La prima è che creda in Dio. E lui dice: non c'è problema, ci credo. La seconda è che restituisca il mal tolto, perché Lorenzo, come si era appropriato delle famose doti, delle fanciulle, di tutto quello che poteva raspare. E questo Lorenzo lo digerisce poco, però va avanti e dice: vabbè, si può fare. La terza condizione che gli pone Savonarola è restituire la libertà ai fiorentini. A quel punto Lorenzo si gira dall'altra parte, Savonarola se ne va e praticamente la terza condizione lui non l'accetta, restituire la libertà. Ecco, questo è il ponte con i Lorena, perché i Lorena, la dinastia che subentra col patto di famiglia, rispetta tutte le donazioni dei Medici a Firenze, vivono in un'altra epoca, che non è quella delle signorie, del padrone di una città, no? Che espressa la sua ricchezza attraverso la magnificenza dell'arte. Cioè Firenze vede costruita la cattedrale di Santa Maria del Fiore, che è spropositata per una città così piccola, ma è proporzionale alla grande potenza economica dei Medici. Allora i Lorena no, i Lorena vivono il periodo dell'illuminismo, il periodo in cui l'uomo va al centro dell'universo, e di questo, come Lorenzo il Magnifico era stato il più significativo con Cosimo il Vecchio di Casa Medici, il più significativo sarà Pietro Leopoldo. Pietro Leopoldo che arriva, Lorena, giovanissimo, aveva 18 anni, nel 1765, quando diventa Granduca di Toscana. Ma è un giovane lavoratore indefesso, un giovane aperto al progresso, al rinnovamento, al miglioramento delle condizioni dei sudditi. Tanto che noi sappiamo avvierà subito con la sua illuminata classe dirigente una politica di riforme, la riforma ospedaliera, il codice civile, il codice penale che porterà nel 1786 all'abolizione della pena di morte, le bonifiche in Maremma e in Val di Chiana, cioè una politica illuminata che riguarderà anche l'organizzazione territoriale, anche l'organizzazione delle comunità, facendo della Toscana un paese moderno. Ma a base di tutto questo cosa ci stava? La cultura. La fede illuminata nella cultura. C'è un episodio, più che un episodio, che noi dobbiamo tenere presente, ed è quello di Pietro Leopoldo, che giovanissimo, pensiamo, lui nasce nel 47, nel 51, 1751, dei personaggi illuminati francesi che rispondono al nome di Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire, danno vita a quello che è il capolavoro delle scienze umane, l'enciclopedia, questo compendio fra dizionario e opere e tavole illustrate, il compendio che dice cosa è stato in grado l'uomo di fare nella sua esistenza. E quindi l'arte, i mestieri, le professioni, tutto viene riportato in questo grande dizionario, sono 33 volumi che usciranno negli anni e che sono alla base di quella che è poi la consapevolezza che l'uomo è in grado da sé di costruire il proprio avvenire e che l'uomo deve essere uguale, per cui i principi della rivoluzione francese dell'89 trovano la radice nell'enciclopedia di Diderot, pubblicata con difficoltà in Francia per l'opposizione dei gesuiti. Ma in Toscana tre tipografi vogliono pubblicare l'enciclopedia in francese a Livorno e chiedono la protezione del Granduca. Pietro Leopoldo nel 69, quindi si parla di un giovane di 22 anni, non solo gli darà la protezione e quindi li tutelerà dagli attacchi dei conservatori reazionari, non solo accetterà la dedica a lui, ma addirittura gli darà gratuitamente tutti i locali per impiantare i grandi macchinari, pensiamo alle incisioni che venivano richieste per poter fare quell'opera clamorosa, l'opera più bella che uscirà nel giro degli anni, a partire dal 1772, ed è appunto la terza edizione nel mondo, ma è la prima
diciamo in Italia, con la dedica di Diderot d'Alembert a questo grande sovrano. Nel solco di Pietro Leopoldo, dopo il periodo napoleonico, ci sarà la tradizione di Leopoldo II, di Granducato di Toscana, come un luogo di tolleranza, di libertà. Tutti gli esuli nel dopo Napoleone, 21, morti del 21, 31, verranno in Toscana. I grandi intellettuali verranno in Toscana. Da fuori verranno a lavorare a Firenze i grandi tipografi editori. Faccio il nome di Viesse, il nome di Lemonnier che viene da Parigi, il nome di Gaspero Barbera che viene da Torino. Perché? Perché a Firenze si può lavorare senza essere perseguitati, purché non si faccia un'azione politica troppo clamorosa. È lì che si incontrano gli intelletti e si incontrano in una sorta di cenacolo che si chiama Antologia, questa straordinaria rivista nata nel 1821 per un'idea di Foscolo che sta a Londra e di Capponi e che viene realizzata da Giovan Pietro Viesse, il fondatore del celebre gabinetto scientifico e letterario che univa a Firenze tutti gli stranieri così numerosi in città ma anche i nostri connazionali. E qui che Leopardi pubblicherà le operette morali, è qui che Mazzini, giovanissimo, pubblicherà i suoi primi scritti per Dante Alighieri. Perché? Perché la lingua era l'elemento di unità di un popolo che non esisteva come Stato. L'Italia era divisa in 8 Stati, ma, diceva Mazzini, esisteva come nazione. L'Italia come nazione. È qui che comincia la sua opera culturale, ma diciamo anche politica. Ecco cosa fu Rinorena. In parte furono promotori del progresso e dove come con Leopoldo non era all'altezza del suo antenato di Pietro Leopoldo, tuttavia ebbero il merito di consentire un confronto ideale, una tavola rotonda, un dibattito aperto a quella che era il progresso e l'innovamento, anche scientifico e tecnologico. Pensiamo alla grande azione dell'Accademia dei Georgofili e pensiamo a quello che era lo stato della Toscana allora, non solo le bonifiche parte dallo stesso Pietro Leopoldo, della Maremma, eccetera, ma soprattutto il sistema della mezzadria, che era un sistema per i tempi rivoluzionario, dove il contadino non era solo bracciante, ma operando nell'interesse poteva essere compartecipe dei frutti. Sono poi imbarazzo a parlare dopo. Diceva appunto sì, ci conosciamo con Massimo, Federico e tutti gli amici di Firenze in Armonia per via, diciamo così, per colpa possiamo dire della nazione e della rubrica che curo ormai da 11 anni che si chiama Vita di Firenze e quindi sono particolarmente legata alla vita dell'associazione Info Fiorentino non soltanto per lavoro ma anche per una passione personale. Spero che questa rubrica continui per sempre perché non so come potrei stare senza i miei clubettini, come li chiamo io ormai dopo 11 anni. E con molti di loro si è creato un rapporto di grande amicizia, in modo particolare con Firenze in Armonia, perché è una realtà particolarmente familiare, insomma voi che ne fate parte lo potrete dire meglio di me. E è una realtà che è anche molto vicina ai bisogni concreti di quelli che vengono definiti i bisognosi, quindi le persone che hanno particolari necessità. Io diciamo amo definire i bisognosi non come persone sfortunate, anche se per molti aspetti lo sono, ma come persone che effettivamente hanno bisogno di un qualcosa che la società in cui vivono solitamente non gli fornisce e che quindi è necessario che magari anche realtà private possano contribuire per migliorare la qualità della vita di queste persone. Con la nostra associazione, io questa sera la rappresento, Buonus Amici di Sofia, e insieme a me c'è Francesca Assennato che è una delle socie volontarie che come prima diceva appunto Federico, grazie ai soci si fanno grandi cose. E lei rappresenta appunto un gruppo di soci particolarmente attivi che rende possibile la nostra realtà. Con la nostra associazione assistiamo famiglie che hanno bambini, quindi minori, affetti da patologie neurodegenerative. È un'associazione che è nata da una realtà familiare, la nostra, quella mia e di mio marito Guido. Abbiamo una bambina che ormai ha 7 anni e mezzo e che da quando aveva 1 anno e mezzo si è purtroppo gravemente ammalata di una patologia rara neurodegenerativa con un nome impronunciabile che si chiama leucodistrofia metacromatica,
Ricordo che ci abbiamo messo una settimana solo per imparare com'era il nome della malattia di nostra figlia quando ce l'ha diagnosticata. Il problema di queste malattie fondamentalmente è che non sono soltanto i genitori che ricevono sul momento la diagnosi a non sapere come fare per affrontare la loro vita da quel momento in poi, ma è la società stessa che non lo sa. Nel senso che purtroppo si torna a casa con una diagnosi così e si rimane praticamente da soli a dover affrontare comunque una vita completamente nuova, completamente stravolta, che deve comunque avere un suo perché e anche degli aspetti possibilmente di bellezza, e proprio per il fatto che si ha a che fare con un bambino piccolo, quindi i bambini devono per antonomasia essere felici e anche bambini che sono neurodegenerativi hanno questo diritto. L'associazione Buon Onlus Amici di Sofia ha questo scopo. Lo scopo è quello di assistere, diciamo così, fornire un paracadute alla famiglia che si trova completamente da sola, inserirla in una rete di condivisione e possibilmente non soltanto tra famiglie colpite dalla stessa disgrazia, ma anche tra famiglie, come nel caso per esempio di Francesca, a contatto con famiglie che grazie a Dio non hanno queste patologie gravi, ma che vogliono comunque condividere, apportare il loro contributo per migliorare la vita di questi bambini e far sentire queste famiglie inserite in un contesto sociale che le sostiene, le aiuta e le fa sentire tra virgolette normali. E poi questa rete è estesa ovviamente a degli specialisti, medici di vari settori, particolarmente sensibili, che si avvicinano alla nostra causa e vogliono con il loro contributo, con il loro sostegno, darci una mano a insegnare a queste famiglie come fare per accudire al meglio, entro le mura domestiche, lontano dagli ospedali, questi bimbi che hanno effettivamente bisogno di tutto. Vi faccio solo un esempio, poi so che non posso andare avanti per ore, però la nostra bambina, per esempio, fino a un anno e mezzo camminava, parlava, faceva tutto come una bimba normale. Dal momento in cui ha avuto il primo sintomo, una lieve zoppia al piedino destro, sono passati appena 6 mesi perché diventasse completamente paralizzata e soltanto un anno perché diventasse cieca. Quindi diciamo che questi bambini qui hanno questa caratteristica comune. Nella nostra associazione non abbiamo voluto dedicare l'associazione a un'unica patologia, ma a una condizione di vita condivisa. Le malattie neurodegenerative infantili purtroppo si assomigliano tutte, anche se magari non hanno lo stesso nome o non hanno la stessa diciamo così, percorso, non è identico, però più o meno i bambini sono tutti nelle stesse condizioni. E quindi ci sono per esempio delle patologie neurodegenerative con dei nomi così rari, alcune non hanno nemmeno nome, queste famiglie si ritrovavano a non avere un'associazione di riferimento, perché magari ci sono 1, 2 casi in Italia, 5 casi nel mondo. Abbiamo nell'associazione una famiglia che ha 2 bambini malati di una malattia con un nome impronunciabile che è addirittura una sigla numerica, non è nemmeno un nome, e in tutto il mondo ci sono 40 casi. Questa famiglia ce n'ha 2, solo in questa famiglia sono 2 bambini, 2 figli maschi, una malattia genetica ereditaria X-linked, cioè colpisce solo i maschi, è così. E quindi insomma abbiamo voluto creare questa realtà. Buon bonus funziona fin tanto che le famiglie sono soddisfatte e fin tanto che le famiglie scelgono di mettere la propria faccia in una campagna di sensibilizzazione che possa, diciamo così, far capire anche alle persone lontane dalla nostra realtà l'importanza della condivisione. Quest'anno come non mai abbiamo raggiunto questo traguardo e siamo felicissimi perché nella campagna di sensibilizzazione che è partita per i nostri 3 anni di vita dell'associazione il 22 ottobre scorso, sono scese in piazza al nostro fianco per la prima volta vincendo la timidezza ben 5 mamme che fino a quel momento erano rimaste dietro le quinte e sono salite sul palco, hanno raccontato la loro realtà, hanno ringraziato per l'attenzione che potevano avere, si sono fatte coraggio e hanno deciso di battagliare per migliorare la qualità della loro vita, non solo quella del bambino. Con l'associazione cerchiamo di mettere al centro del nostro agire il nucleo familiare, perché il bambino vive bene laddove una famiglia è serena e felice per quanto possibile. Quindi mettiamo a disposizione tra gli specialisti anche gli psicologi che seguono la famiglia nel percorso che li attende. Molto spesso si tratta di malattie con un exitus, quindi insomma i bambini purtroppo muoiono, alcuni in questi 3 anni li abbiamo dovuti salutare,
Però la famiglia, quella che è stata la nostra piccola grande soddisfazione, è che la famiglia ha potuto affrontare anche quel momento con una forza d'animo che gli veniva dal fatto che non si sentivano soli e non saranno soli mai più, perché i nostri progetti accompagnano le famiglie anche dopo, tra virgolette. Quindi ringrazio profondamente Firenze in Armonia per il contributo che questa sera ha deciso di donare a Vuova Onus Amici Sofia Aspetta. Perché comunque nella fattispecie, diciamo così, nella pratica, con il dono che ci avete voluto fare, quest'anno avete fatto un regalo diretto alla mia bambina, a Sofia, perché ogni anno, diciamo così, con Massimo e Federico discutiamo sull'acquisto di un presidio ortopedico sanitario necessario per uno dei nostri bambini. 2 anni fa è stato il girello deambulatore per il nostro piccolo Emanuele. E quest'anno sono stati i cerotti equistasi per Sofia, per il miglioramento della circolazione del sistema linfatico e della microcircolazione in una bambina che è completamente paralizzata. Quindi, a parte la fisioterapia, che è comunque un movimento meccanico, se volete un pochino invasivo, diciamo così, il lieve massaggio e la piccola microginnastica che viene dalla nanotecnologia contenuta nei cerotti equistasi consente alla bambina di avere una circolazione del sangue potenziata, quindi una migliore irrorazione del cervello e quindi un miglioramento della qualità della vita tangibile. Vi ringrazio tantissimo. Grazie. Quindi non so se abbiamo valorizzato l'importanza. Questo è un assegno ovviamente da non mettere in portafogli che la nostra associazione, per cui tutti noi presenti sia oggi ma anche tutte le altre serate che ci sono state, abbiamo tutti quanti contribuito affinché potessimo realizzare questo. Quindi penso che abbiamo capito molto bene l'importanza di questo assegno, di questo impegno, che simbolicamente è trasmesso con un assegno, ma noi non diamo assegni, noi diamo proprio l'oggetto, che per farlo questa sera, non potendo presentare i cerotti, presentiamo questo. Ma noi come associazione a Vuova abbiamo e daremo questi 2 cerotti come risultato delle nostre serate che, volendo che siano anche piacevoli, hanno un doppio fine, che penso questo sia quello più importante. Per cui io ringrazio Caterina, ringrazio tutti i nostri soci, ringrazio il consiglio e per primo metto Federico e Angela, perché la serata di oggi è stata veramente una cosa abbastanza complessa nel nostro piccolo organizzarci per una 95ina di persone, che poi ne sono mancati alcuni, ma era così, per cui specie loro, e li ringrazio di nuovo, specie loro si sono impegnati tantissimo, come tutto il consiglio, e grazie per chi è venuto da più lontano, da Montelupo, da Prato, da Signa, ringraziando tutti. Riusciamo a sentirsi soddisfatti per quello che ci ha raccontato adesso Caterina. Per cui, di nuovo grazie e proseguiamo a mangiare. Prego.